Nel nome del Duce sono stati consegnati ai rurali i poderi del primo lotto della bonifica del Tavoliere. Presenti il Ministro per l'Agricoltura e Foreste, il Sottosegretario per la Bonifica Integrale, il Presidente dell'Ofra Nazionale Combattenti e le massime autorità della Capitanata. Questo primo lotto di appoderamento di 10.500 ettari, che costituisce la fase iniziale della totale colonizzazione del Tavoliere di Puglia, oltre a 270 case coloniche nuove e a 58 masserie riattate, comprende 31 chilometri di strade interfoderali costruite in soli 7 mesi dall'Ofra Combattenti, nonché 100 poderi costituiti da privati agricoltori. A Foggia le loro eccellenze Rossoni e Tassinari hanno quindi visitato la nuova sede dell'Opera Nazionale Combattenti, fra le vibranti acclamazioni al Duce della moltitudine adunata in piazza 28 ottobre. Nel pomeriggio i gerarchi hanno proseguito le visite alle zone di appoderamento, incominciando dal centro rurale di Siponto, dove il loro arrivo ha provocato ardenti manifestazioni di fede fascista da parte delle famiglie coloniche e degli equipaggi di numerose barche da pesca convenute appositamente dalla vicina Manfredonia.